E ciao a tutti, eccoci qua, tornati su Omori! Nello scorso video ho continuato l'avventura all'interno della balena, come fece Giona, ma no, non siamo profani noi. Ad ogni modo, ho completato la seconda stanza delle gemelle, delle streghe, non sono gemelle, ma sono streghe. Non ricordo di preciso di chi era, ma comunque era quella a sinistra. Ora sono nella stanza in alto, che è l'ultima, mi sono un attimino fatto velocemente questo percorso qui per arrivare da Mari e ora con molta calma mi faccio un attimino di backtracking per quello che non ho visto sempre in questa stanza e poi magari si procede. Attenzione, lui è il terzo esperimento di Marina. Mi ha creato con un guanto di gomma quando ero solo una bambina. Cosa vuoi fare? Accarezza. Oddio, chi è stato? Mostratevi! Ma sei cieco? Allora lo stuzzico. Chi va là? Niente, non ci vede. È cieco, poverino. Progetti per un esperimento andato a buon fine? Wow, non si rompe però. Uno strano intruglio, meglio non toccarlo. Questo è un nemico? Cos'è, un topo? Un topo da laboratorio, ovvio. Laboratopo, come vuoi chiamarlo? Io però mi meraviglio di quanti punti esperienza diano questi nonostante siano molto deboli. Allora, devo andare però innanzitutto a cercare uno che mi fa da ponte. Questo è il secondo esperimento di Marina. Questo tizio mi ha creato con argilla e rocce quando ero solo una neonata. Accarezza. Accarezzare è divertente. Preferisco le strette di mano. Ok. Guarda, anche a costo di beccarmi. Non si può scappare. Dal Mimic non si scappa. Ma per favore, stai buono. Mimicomero. Che poi basta che ci vai vicino. E non devi neanche parlarci, basta che ci vai vicino ti attacca. Il primo che ho incontrato era super resistente e non l'ho voluto. Cosa? 6.000 punti esperienza per una robetta così? Cosa? Ma era debole? Ma perché era debole? Allora, sto cercando il ponte che dovrebbe essere lui ora. Si alza di là. Bravissimo. Oh, però intuitivo sto pezzo, eh. Ok, questa è un'anguria. Menu completo, buono. Allora, però devo andare a vedere anche gli altri esperimenti. Tu che vuoi? Oh, senti, vuoi sfidarci a tutti i costi? Non lo so. Allora. Ah, non posso più tornare di là. Vabbè, fa niente, dai. Sarà per un'altra volta. A parte che posso ricolpirlo volendo. Sono il quarto esperimento di Marina. Mi ha creato da delle mele sporche quando ero solo una bambina. Accarezziamole. Cos'è? Oh, sì! Bzz. Proprio dietro al game. Ok. Allora voglio un attimo tornare indietro però, eh. Pollo intero, buono. A parte tutto che c'è un Humphrey che si sta rilassando dietro la cascata. Comunque. No, non posso andare indietro, ma devo andare avanti. Fino a che non trovo il ponte che mi apre di là un'altra volta. Vabbè, andiamo avanti, poi vediamo. Burro, che in spagnolo è asino. Sono il quinto esperimento di Marina. Mi ha creato da del cartone e da delle caramelle. Ma quindi è una pignatta, quando era solo una bambina. Accarezza. È bello essere riconosciuti. Sì. Andiamo avanti allora. Oh, cos'è questo? Sono il sesto esperimento di Marina. Peeve. Mi ha creato con dei palloncini della magia quando era solo un adolescente. Accarezza, lui è buono. Come non detto? E questi esperimenti? Fallito. Ah. Ma come facciamo noi a sapere che è fallito o è andato a buon fine? C'era scritto Marina. Sono il settimo esperimento di Marina, anche se da questo punto i numeri si fanno confusi. Mi ha creato da degli uccelli quando era soltanto un adolescente. Accarezziamo anche lui. Questo contribuisce alla mia felicità. Si sente dalla voce. Ah, un altro coso qui, ok. E tu sei un Mimic? No. Tromba d'aria. Ah, ok. Attenzione, entriamo qua, veloci. No, no, ora riscendo un attimino piano piano. Ok. L'ottavo esperimento di Marina. Probabilmente. Mi ha fatto con germogli di muschio e fagioli quando era solo un adolescente. Stuzzica, lo stuzzico. Mi sta.
da stuzzicare lui. Poverino. Humphrey, perché dovrei colpirti a te? Non ha molto senso colpirlo. Potevo passarci tranquillamente. Oi. Ehi, guardate, una corona di fiori! È di Basil! Oh no, tutti i fiori sono rovinati. Mi sembra familiare. Mi chiedo di chi sia. Pensate che dovremmo provare a restituirla? Questa corona di fiori è ridotta male. Non credo che qualcuno la vorrebbe. Sì, forse hai ragione. No! Kel, perché l'hai fatto? Non preoccuparti. Hai sentito cosa ha detto Iro? Nessuno la vorrebbe. Ma era di qualcuno. Buttarla giù dal dirupo è sbagliato. E allora? Tanti fiori ricrescono sempre, o sbaglio? Basta, calmatevi voi due. Kel, chiedi scusa ad Aubrey. Va bene, scusa, Aubrey. Scuse non accettate. Mamma mia. Ah, ste bulbo talpe. Ok, proseguiamo allora. Un altro Humphrey qui, che magari questo lo premo. Non si sa per cosa, però. Andiamo avanti, ma non ci voglio di sta perdere tempo con un'altra bulbo talpa. Ok, qui non si è alzato niente invece, ma qui sì. È molto strano sto Humphrey, eh. Tante angurie che potrebbero anche essere tutti quanti Mimic, per quel che ne so. Oh mio Dio, il grande gatto arancione! È quello di cui parlava l'altra volta, il corallo. Wow! Wow, quante capsule per esperimenti! Ma ste tre streghe fanno più che altro esperimenti, mi pare. L'esperimento 667, attenzione, di Marina. Ti prego, non colpire il vetro. Allora vado con Hiro. Perché magari Aubrey colpisce il... Stavo dicendo. Magari Aubrey colpisce il vetro. Cioè, non si sa mai, no? Quindi è morte sicura se andiamo a colpire il vetro? Sì, ci ha attaccato e ci ha ucciso probabilmente. No, no, mannaggia le palpebre. Cosa devo fare? Dove vado qui? Non posso andare da nessuna parte. Dove vado? No, 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 dove vado? Che significa? Ah, ecco. Ok. No, no, io scappo. Oh, cavoli. Devo colpire questo. Ok. Ti piace questo posto, ok. Levati tu. Ok. Andiamo. Scappo, scappo, scappo. Non è ancora finita? Oh, cielo. Invece sì. No, no, lì ci torno dopo al limite. Oi, oi. Perché ho una palla? Ah. Hot dog. Tutto qui? Ah. Ok. Ah, si è mangiato le angurie. Ah, forti! Ah, quindi se non le prendi se le mangia lui! Cioè, Humphrey, forte! Mi sa che mi sono perso qualche oggetto importante, ma non mi interessa. Volevo solo scappare da quel coso, che poi mi sembra di aver realizzato che ci fosse chissà quanto tempo, eh. Comunque ce l'abbiamo fatta. Questo posto è disgustoso. Cos'è che fai esattamente qui? Ancora Sweetheart con Marina. Donna, fatti i cavoli tuoi. Ora siediti e rilassati. Ah, non posso aspettare per sempre. Ma è Frankenstein. Ops. Dovrei aver finito. Donna, preparati. La tua anima gemella è proprio qui davanti a te. Saluta.
Ciao. Scherzi, vero? Mi prendi in giro? Io sono 10.000 volte più bella di questa cosa. Mi hai profondamente deluso, me ne vado. Ma che diavolo? Dove credi di andartene? Dove sono i miei soldi? Non lo so, ma prendo tessera melmosa io, e penso che me ne andrò alla svelta da questo posto. Oh, allora, caro il mio Avray. Mio Dio, cos'è tutto questo trambusto? Si staranno sicuramente divertendo al piano di sotto. E infatti intendo andare al piano di sotto. Ecco la tessera melmosa. Oh, una tessera melmosa! Yum yum, quindi adesso volete scendere? Sì. Andiamo al piano di sotto a scoprire cosa c'è. Quali meraviglie nasconde? Ovviamente nasconde un punto di salvataggio. Perfetto. Vediamo un po', magari ora c'è una boss fight anche, no? Sapete com'è. E magari di nuovo con Sweetheart? Eccola là. E anche le tre streghe. Ferma lì! Non puoi andartene ancora, bambola! Noi vogliamo solo essere pagate, tesoro. Non vedi quanto è irritata Marina adesso? Dove sono i miei soldi, ragazzina? Dammi i miei soldi! Oh oh, sono Sweetheart e le streghe del mare. Non voglio mettermi in mezzo a tutto questo. Andiamo via per adesso. Fermi dove siete, bambini. Devo correggervi per il vostro piccolo errore. Noi non siamo streghe, ma seguaci della scienza. È uno sbaglio comune, purtroppo. Gli umani tendono a temere quello che non comprendono. Comunque, penso di sapere perché la gente ci crede a streghe. Ehi, perché mi stai guardando? Adesso abbiamo un bel problema da risolvere. È vero, sei indebitata con noi tantissime vongole. Come se voi tre contadine foste degne di essere pagate. Tutto quello che volevo era che creaste la mia copia perfetta, ma tutte e tre avete sbagliato in tre modi differenti. Se siete così insistenti sull'avere le vongole, fatevi ripagare il debito da questi bambini. Noi non la conosciamo, eh. Dove pensi di scappare? Humphrey, fermala adesso! Wow. Yoho! Sono qui per segnalare che Sweetheart è stata eliminata. È stato un bene che me lo avete chiesto. Mi dispiace di non essere riuscito a trattenermi. E poi, questo potrebbe sorprendervi, ma Sweetheart aveva con sé zero vongole. Zero, neanche una. Adesso c'è un piccolo inconveniente. Sto iniziando a sentirmi un po' affamato. Quella farabutta ci ha fregate! Sapevo che stesse tramando qualcosa di losco. Beh, non necessariamente. In fin dei conti ci ha detto che i bambini ci avrebbero pagato. Oh sì, hai ragione. In tal caso ha sicuramente pagato quanto dovuto. Quale loro parte dovremmo vendere prima? Cosa? Non essere così brutta, Marina! Sono sicura che questi bambini ci ripagheranno in vongole, quindi non dobbiamo vendere le loro parti. D'accordo, tesorini. Ora fate i buoni e consegnateci la nostra montagna di vongole. Bene, quindi... Sì, a proposito, solo per curiosità, a quanto ammonterebbe il debito? Beh, lasciateci fare un paio di calcoli. Ci sono i costi delle consultazioni, dei sopralluoghi, dei materiali, quelli per la garanzia, i costi dello smaltimento, spedizione e gestione del prodotto, la mancia e la tassa aggiuntiva per il ritardo. E tutto questo per un ammontare di circa... 1 milione di vongole! 1 milione di vongole?! Non abbiamo tutti quei soldi! Beh, che peccato. Humphrey! Chiudi tutte le uscite! Ma ragazzi, ma ora che ci penso, ha ucciso Sweetheart Humphrey? Cioè... Wow! Che sfortuna, ragazzi! Mi sa che siete entrati nella balena sbagliata e c'era solo questa. Qualcuno dovrà pagare per questo. Direi che situazioni disperate richiedono misure disperate. Pensiamo la stessa cosa, sorelle. Oh, questo qua è troppo carino per venderlo, non è vero, Molly? Bene, a me piace quello tranquillo, invece. Potrebbe essere un bel animaletto. Non toccarlo! Oh, Brista è buona, non è attenzione. Lasciateci andare, non abbiamo fatto niente di male. Oh, che esuberante. Penso che ti piacerà questa, Marina. Sì, hai ragione. Penso che venderne uno andrà più che bene. No, Kel! Ehi, lasciatemi andare! Se non ci pagherete in vongole, potrete pagarci con le vostre gambe e con le vostre braccia. Kel, no! Lasciatemi andare! Mettetemi giù, mettetemi giù!
Ma che ca... Mi ha morso! Stai tranquilla, Marina. Tra poco potrai farlo tu. Te la farò pagare cara. Oh, avete fatto arrabbiare Marina. Adesso saranno veramente uccelli per diabetici. Cosa? Kerabel Vaumena, adesso per te saranno volatili per diabetici. Mi sa proprio che per andarcene da qua dovremmo combattere. Di nuovo. Oh, volete davvero combatterci? È passato un po' di tempo dalla mia ultima caccia, ma sono pronta. Già, sembra proprio che le nostre prede abbiano bisogno di un po' di disciplina. Qualcuno dovrebbe insegnare a questi bambini le buone maniere. Per essere predi siete troppo esigenti. Non volete essere venduti. Non volete diventare animali. C'è qualcosa che volete fare? Sfaticati! Pazienza, va bene comunque. Possiamo risolvere in un altro modo. Già, c'è quell'altro modo. Volevo usarvi nei miei esperimenti, ma non ci lasciate alcuna scelta. Bambini, mi sa proprio che dovremo trasformarvi in poltiglia! Wow! Allora, vediamo un po'. Slime Girls! Ah, si chiamano Slime Girls, ok. Fendenti. Con Obria facciamo colpo potente. Con Kel facciamo. Oh, raguno, no? Palleggio. E con Hiro, che non ha assolutamente nulla per cura per attaccare. Un attacco normale. Forte però come boss questo, eh? Che poi in realtà sono tutte quante no meduse, neanche polipi. Però hanno tentacoli, tipo le seppie. Sono tipo seppie. Mamma mia quanto male hanno fatto Domori! Ah, ma tre attacchi ci hanno fatto. Ah, ecco, ora capisco. Dato che Kel ha l'abilità no, Kel ha palleggio e invece Hiro ha fast food per Omori. Che recupera un po' di salute almeno. Tanto Mori non soccombe con un attacco. Quindi. Però fast food mi ricaricava prima di tutti. Quindi ho preferito agire in questa maniera. Sono toste a sega elettrica. Ok. Ah, sono veloci però loro. Voi ragazzini siete più resistenti del previsto. Sapete cosa significa questo, vero? È il momento di fare sul serio. Oh, mi sto divertendo così tanto. Si arrabbia, no? Perfetto, Omori è carico al massimo. E se ci attacca nel prossimo turno facciamo l'attacco combinato di squadra. Non penso basti. Non basta, ma penso che un bel danno lo facciamo, eh. Più che altro voglio vedere quanto gli ho fatto. Quanto lei ho fatto. Allora, Omori facciamo attacco normale. Obri facciamo un attacco normale anche lei. Kel attacco palleggio. E con Hiro ha abilità fast food su Kel, che attacca per prima in questa maniera. Perfetto. E vai, rilascia energia. Vediamo un po' quanto facciamo. Ehi, Medusa, pensi quello che penso io? Sì, sorella, è ora di cambiare le carte in tavola. Rilassatevi, bambini, non vi farà molto male. La vita e il succo sono scambiati. Wow! Ok. Omori diventa felice. Obri triste, Hiro felice e Kel triste. Mi sa che viva male, ragazze, perché io sono felice con Omori e vi faccio un gran danno. Ok, faccio beffa con Omori, così riduco di molto l'attacco del nemico perché è arrabbiato. Con Obri faccio abbattimento, anzi, colpo caricato. Con Kel
Michel faccio lo snack per Aubrey. Cioè, ok, pollo intero per tutti. E con Hiro attacco normale. Ah no, potevo usare gli oggetti. Wow! Aubrey! Ma che attacco ha fatto Aubrey? Accipicchia, ma ha attaccato per prima? Ma ha attaccato per prima Aubrey? Non ho capito. Cioè, i turni si sono invertiti? No. Omori ha attaccato allora. Cavolo, che danno che ha fatto. Oi oi. Oi oi. Ok. Piano. Ok, allora. Possiamo? Bene. Quanto vi è rimasto? Ancora tanto. Zero abilità. Ah no, mi sa che abbiamo sconfitto. Però faccio beffa lo stesso. Paletta di pollo su Aubrey. Con Aubrey facciamo un attacco caricato alle Slime Girl. Con Kel faccio aletta di pollo su se stesso. E con Hiro attacco. Ok, hanno attaccato Omori ed hanno fallito. Meglio così. Almeno però posso ricaricare Aubrey. E anche Kel. Perfetto. Omori, attacco finale, tocca a te. Perfetto, penso sia fatta ora. Ha missato, grande! Nel caso non vada giù, attacco ancora. Bene! Let's go! Bella questa comunque. Voi mostriciattoli siete più resistenti del previsto. Questo potrebbe essere un bel problema. Ah, che imbarazzo. Ora come sfameremo, Humphrey? Beh, con voi tre. Wow, 9000 punti esperienza. Aubrey impara ultima chance. Wow. Il nome non promette molto bene per quello che penso sia l'attacco che va a fare. Magari tipo, che ne so, si finisce tutto quanto il succo, però... Slime time over. Bello come achievement. Ah, wow. Dove abbiamo sbagliato? Questo lotto sarebbe dovuto essere un gioco da ragazzi. Dimenticate la caccia. Non sono più tagliata per questo tipo di sciocchezze. Sinceramente, credo che mi limiterò solo a fare ricerche d'ora in poi. Bene, ragazze. Abbiamo raggiunto il nostro limite. Se solo fossimo 200 anni più giovani. E che cosa eravate allora, 200 anni fa? Non per allarmarvi, ma sto iniziando ad avere molta, molta, molta fame! Sì, sì, Humphrey, abbiamo capito. Molly, dai ad Humphrey delle vongole. Eh? Sono sicura di averlo sfamato l'ultima volta. Comunque, ho finito tutte le mie vongole con l'ultimo lavoro. Sono davvero affamato! Ok, bene, tu che dici, Medusa? Allora, io non pensavo di dover sfamare Humphrey ancora. Se le ombre non mi ingannano, sarebbe il tuo turno di sfamarla, Marina? Oh, aspetta, davvero? Pensavo fosse il turno di Molly. Sono sicuro che questa volta sia il turno di Medusa. Bene, bene, bene. Vi siete cacciati in un brutto guaio. Se non potete spamarmi, lo farò da solo! No, i miei mobili! Cosa facciamo? Humphrey digerirà tutto! Penso che dovremmo scappare? Abbiamo usato troppa energia. Forse è finalmente giunto il momento per noi di andare a nuotare con i pesci. Oi oi. Yoho! Qui non posso urlare. Blum blum, frutti di mare. Delizioso! Humphrey è fuori controllo. Cosa facciamo? Calmatevi, andiamo a cercare una via d'uscita. Oh mio Dio. Ma mi stai inseguendo? Ah no. Ah ok. No, bene. Posso andarmi a... Posso andarmi a curare se voglio? No, non posso andarmi a curare. Devo solo scappare. O forse no. Amici miei, posso dire che sembrate deliziosamente buoni? Humphrey, smettila, non hai mangiato abbastanza? Ti prometto che ti sfameremo dopo. Ma dove potete sfamarmi ora? Lasciatevi solamente mangiare da me. È ora di banchettare. È ora di banchettare, è tempo per voi di collassare. Per favore non mangiarci, Humphrey, non vogliamo essere mangiati.
Beh, non è un po' troppo tardi per questo? Dovevate pensarci prima di entrare nella mia bocca. Gna gna. Non va bene, ragazzi. Non so se c'è una via di uscita da qui. Non dire così, Hiro. Sì, non lasceremo che finisca così. Non c'è bisogno di agitarsi, bambini. Comunque, è molto più soddisfacente quando ti prepari il cibo da te. Ora state tutti fermi. Le preparazioni sono appena finite. La cena sta per essere servita e voi siete nel menù! Sì, vabbè, però. Amico mio! Io ho appena fatto una lotta, ma sono carico. Ok! Allora, amici, per questo video è tutto. Nel prossimo riprenderemo da questa lotta contro Humphrey. Wow! Davvero, davvero emozionante l'ultima lotta contro le Slime Girls e ora contro Humphrey. Mamma mia, non so cosa pensare, sinceramente, se Humphrey è forte o meno. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!